La crisi del sovraindebitamento è un istituto che è entrato nel nostro ordinamento nel 2012 e si occupa sostanzialmente di risolvere quelle situazioni patologiche in cui il piccolo imprenditore, che non è fallibile, oppure il consumatore, si trova appunto in una crisi di avere un indebitamento eccessivo. Come abbiamo detto in trasmissione, normalmente l'indebitamento fisiologico è quello che va a coprire, che viene coperto con un terzo del proprio reddito, del proprio patrimonio disponibile. Attraverso questo strumento si può chiedere con un ricorso al tribunale di essere assistiti da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il quale formulerà una proposta ai creditori attraverso la quale si può ottenere una riduzione dei debiti e un pagamento rateale per poter, diciamo, saldare il debito come ridotto dalla proposta. Qualora i creditori accettino, la maggior parte dei creditori accettino questa proposta, il debitore verrà liberato dai propri debiti, adempiendo a quello che è contenuto nel piano di sovraindebitamento. Quindi, i piccoli imprenditori, gli artigiani che per requisiti dimensionali non sono fallibili, perché per andare in fallimento c'è bisogno di un requisito oggettivo che è un certo limite di fatturato, e poi dopo, se l'istanza di fallimento riguarda debiti al di sotto dei 30.000 euro, complessivamente intesi, non può essere dichiarato il fallimento. In tutti questi casi il debitore ha questo strumento a disposizione ed è uno strumento, secondo me, molto efficace, perché comunque si chiama una raccolta tutti i debitori in un'unica sede, e tutti i creditori, chiedo scusa, del debitore in un'unica sede, e gli si fa questa proposta. Ovviamente, normalmente, prima di arrivare in tribunale si va dai creditori cosiddetti importanti, cioè dalle banche, quelli che hanno numericamente il credito maggiore, per chiedergli sostanzialmente se in ipotesi in cui venisse fatta quella proposta, loro darebbero o meno l'assenso. E una volta chiusa la procedura, il debitore è liberato da tutti i debiti, sostanzialmente. Quindi si evitano i pignoramenti, si ha delle case, si evitano i pignoramenti degli stipendi e tutto questo. Perché durante, un altro aspetto positivo da non sottovalutare è che durante tutto l'arco della procedura, e comunque fino all'approvazione del piano, tutte queste procedure esecutive, cioè i pignoramenti, i sequestri e quant'altro, sono sospesi. Quindi direi che se siete nella situazione o credete di poter essere nella situazione di sovraindebitamento, rivolgetevi al vostro legale di fiducia che sicuramente saprà indirizzarvi attraverso questo istituto.